Mancano poche ore in Indonesia all'esecuzione di 10 condannati a morte per traffico di droga e aumentano le pressioni nei confronti del governo per una sospensione del verdetto. I parenti dei condannati sono arrivati nella prigione di Besi, nell'isola Nusa Kambangan, per un'ultima visita ai loro cari. Il primo ministro australiano in visita a Parigi ha lanciato un appello in favore dei due suoi connazionali condannati. Siamo contro la pena di morte in qualsiasi paese. Voglio dire agli australiani che anche in quest'ultima ora continuiamo a dire al governo di Giacarta nel modo più forte possibile che quello che stanno facendo non è nell'interesse dell'Indonesia. A Manila centinaia di manifestanti hanno protestato davanti all'ambasciata indonesiana chiedendo la sospensione della pena per la filippina Mary Jane Veloso. Oltre agli australiani, alla Filippina, gli altri condannati sono di nazionalità nigeriana, brasiliana, francese e indonesiana.